Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Un uomo ha perso la vita ieri in stazione a Ferrara, poco prima di mezzogiorno, dopo essere stato investito sui binari da un treno che stava transitando da Bologna verso Padova. È intervenuto il 118 che non ha potuto fare nulla per l'uomo, sulla cui morte ora indaga la Polizia Ferroviaria e la Procura di Ferrara. Da accertare se si è trattato appunto di un incidente, di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dal personale delle Ferrovie dello Stato per consentire gli interventi, poi i rallentamenti alla circolazione sono stati disposti anche dei bus sostitutivi dal primo pomeriggio, poi la viabilità ferroviaria è ritornata alla normalità. Da inizio anno in stazione Ferrara si sono già registrati tre episodi simili, due con esiti mortali, mentre in un altro caso l'uomo è rimasto ferito gravemente. Avis Ferrara e ACI, l'Automobile Club Italia insieme contro gli incidenti stradali, e questa è la nuova campagna di prevenzione che partirà sul territorio estense a fianco delle tante iniziative di prevenzione alla salute organizzate in collaborazione con le due aziende sanitarie. Una campagna di prevenzione contro gli incidenti stradali con l'aiuto di ACI, l'Automobile Club Italia. È quanto annunciato dall'Avis provinciale di Ferrara nell'ambito delle tante iniziative messe in campo in collaborazione con le due aziende sanitarie sulla prevenzione alla salute, eventi ed appuntamenti che vedono il significativo apporto dell'Avis comunale. Noi partiamo già da un'esperienza di 12 anni fa che l'abbiamo già fatto, questo discorso qua, né morti né feriti sulle strade. Questo è un po' lo slogan che abbiamo adoperato e sarà questo di attualità. Perché c'è un'esigenza forte, cioè voglio dire, tutti questi ragazzi giovani perché sulle strade che lasciano la vita, e poi perché noi siamo diretti interessati, perché quando ci sono gli incidenti sapete quanto consumo di sangue che c'è. Allora abbiamo pensato che sia giusto che noi interveniamo, c'è questo appello del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ci incita a fare questi aspetti qua che sono molto molto importanti, sentito da tutti. Allora abbiamo pensato benissimo di coinvolgere l'ACI, perché l'autore il club ha 12.000 associati in tutta la provincia, ma soprattutto di coinvolgere le istituzioni, e in questo caso di fianco a noi ci deve essere sicuro l'azienda sanitaria. Una campagna innovativa che prima dell'avvio procederà per gradi. Adesso stiamo guardando la convenzione, in senso voglio dire quelli che sono i vantaggi anche per quanto riguarda i donatori, che cosa l'ACI può offrire ai nostri donatori. Credo che sia molto importante questo qua così. E poi faremo sicuramente la sottoscrizione di questa convenzione, penso che sia opportuno che lo facciamo dal prefetto, perché credo che sia questo il termine giusto. E nello stesso tempo faremo delle attività, soprattutto sul territorio provinciale e comunale, per quanto riguarda, voglio dire, aspetti comunicativi che sono importanti, con convegni, invitando le istituzioni e anche con delle dimostrazioni nel mondo, voglio dire, dell'automobilismo, delle testimonianze che possono sicuramente dire, per esempio, per dire un aspetto importante, se uno fa a 30 all'ora cosa può causare un incidente? Se uno ha 50 all'ora cosa può causare un incidente? Daremo delle dimostrazioni con l'ACI di questo tipo qua. Credo che abbiamo un'esperienza in questo settore e soprattutto i giovani. Poi faremo sicuramente quello che è l'aspetto con le scuole superiori e anche con i ragazzi universitari. È vero, un concerto, lo chiamiamo per la vita. Credo che sia questo l'aspetto bello su cui daremo sicuramente dei messaggi forti. Credo che sia questo un aspetto che l'Avis si deve differenziare, soprattutto anche per questo aspetto. Perché l'Avis non è solo donazione, ma vuol dire prevenzione, vuol dire cultura, vuol dire tanti altri settori su cui noi dobbiamo esserci. Cambiamo argomento, il basket. Per il club a Forlì è arrivata una sconfitta contro una delle formazioni più attrezzate del girone. La squadra di coach Leca perde 97 a 89. Ci ha provato la Tassi Group a realizzare 89 punti a Forlì sul campo della corazzata. Ogni euro è significativo, ma purtroppo non è bastato per centrare il successo finale. Coach Spiro Leca ha elogiato comunque la prestazione della sua squadra. Sentiamo. Prima i complimenti a loro, solidi, noi fa 90 punti a Forlì, di solito si vince la partita, dobbiamo analizzarlo bene,
a partire da lì, se vogliamo salvarci, dobbiamo cambiare registro da lunedì a martedì mattina e dobbiamo sporcare di più, anche se c'era un arbitraggio strano che non ha permesso niente. Non abbiamo capito neanche noi, cosa dire ai giocatori, a regolarsi, perché è una roba pazzesca, però lasciamo perdere. Ma pensiamo di quello che potevamo fare noi e non l'abbiamo fatto. E poco da dire, un po' soft in quale situazione di uscita, qualche chiudendo dei triangoli che loro sono molto bravi a utilizzarli, e hanno trovato dei tiri. Abbiamo provato la zona 3-2 che all'inizio ci ha dato un po' una mano, arrivando a meno 7 in un certo momento, e in quel momento lì sbagliamo anche dei rigori con i liberi che poteva mettere un po' di pressione. Per il resto, dopo, loro hanno esperienza, talento, qualità, e siamo su due pianeti diversi, tocca dire, perché ogni tanto ci dimentichiamo. Però ecco, da recriminare un po' di più di sporcizia, retazione a 8 nostra, un po' senza Bellan, e di più non potevi osare, perché sai, ti devi adeguare all'arbitraggio, ogni contatto anche minimo era fallo. Infatti che abbiamo tirato tra tutti e due 60 tiri liberi, mi sa, di buono ancora, la palla lo passiamo, il nostro basket lo facciamo, però adesso è il momento di mettere un punto, 6 partite più quello che c'è dopo. Dobbiamo sporcare le ginocchia, se no chi adesso non sporca le ginocchia non sta più in campo, i bonus sono già finiti. Questo mi sentirei di dire per i miei bravi, ma c'è anche quella parte lì che adesso non mi interessa, voglio giocare 59, 58, perché l'avevamo preparata così, ma sai, delle volte non è detto, dipende quello che succede in campo, il metro arbitrale che non permette nessun contatto, e si gioca al campionato cinese, hanno tutti 20-25 punti per quarto e purtroppo è così. E usciamo testa alta uguale, ringraziamo i nostri ragazzi che sono venuti da Ferrara, che per me è il miglior pubblico al mondo, io ormai ho iniziato il quinto anno e sono lì, niente da dire, e sono da ringraziare perché tengono botta. Sapevano già in agosto che cosa ci andavamo incontro, che tipo di campionato siamo, grazie anche ai risultati degli altri campi, una posizione ancora che dipende tutto da noi, e questa è tanta roba. Per questo viviamo la giornata, però da martedì le ginocchia devono essere un po' più sporche, dico la verità, questo lo pretendo, la società lo pretende, che noi vogliamo salvarci il prima possibile. Se riusciamo facciamo un miracolo sportivo, se no testa bassa e pronti a giocare il play-out. Stasera naturalmente di tutto questo si parlerà a Basketina a partire dalle 20 su Telestense con Dario Salvadego e Mauro Cavina. Invece la Tramec 100 resta capolista, la Benedetto XIV ha vinto contro il Ravenna 80-56 e rimane capolista a pari merito con Pistoia Forlì, che come abbiamo appena visto ha vinto lo scontro con la compagine ferrarese Club Basket. Il miglior marcatore è stato Mussini, autore di 15 punti, 9 rimbalzi, ma sentiamo il coach della Tramec Matteo Mesacci. Una vittoria molto molto importante, perché adesso a 6 giornate dalla fine della fase, diciamo così, regolare prima dell'orologio, quindi a 12 partite complessive dalla fine, 100 è qualificata ai playoff, che era il nostro obiettivo. La scorsa settimana eravamo salvi, l'obiettivo era sempre quello di salvarsi facendo i playoff, e farlo raggiungendoli così velocemente, stando in testa alla classifica praticamente quasi tutta l'annata, per noi è motivo di grande orgoglio. Quindi complimenti, sono da dividere tra tutti, ma oggi vorrei fare un elogio speciale ai ragazzi, perché solo noi sappiamo com'è stata questa settimana, perché guardando il punteggio, al di là dell'assenza di Toscano, la squadra è abituata purtroppo a volte a giocare partite senza dei giocatori, però è stata una settimana molto ampliata per noi. Non abbiamo raggiunto il numero per allenarsi né martedì, giovedì abbiamo fatto 20 minuti e poi dopo essere fatto male Ulaneo abbiamo sospeso l'allenamento, quindi praticamente ci siamo presentati a questa partita facendo sì e no due allenamenti di squadra. Il fatto che la squadra abbia giocato con la stessa intensità, con la stessa solidità, pur venendo da una settimana oggettivamente molto complicata, è sintomo di grande abnegazione, è sintomo di grande disponibilità dei ragazzi, ed è sintomo anche di una maturità raggiunta, perché comunque sia oggi avevamo dei quintetti
che a volte non abbiamo mai sperimentato, perché comunque sia, mancando un'ala, ci sono stati dei giocatori che hanno fatto un extra sforzo a livello di minuti e anche a livello di gestione dei possessi. E devo dire che la squadra ha reagito molto 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 bene. Adesso la nostra situazione sarà questa, probabilmente anche per la prossima settimana, nella difficile trasferta anche logisticamente di Nardò, però insomma adesso ci teniamo stretto questo obiettivo, perché salvarsi facendo i playoff in un campionato a 27 squadre dove c'è serie retrocessioni non è qualcosa di banale, e quindi adesso 100 per il secondo anno consecutivo giocherà i playoff, stando il prossimo anno tra le 24 squadre da 2, in attesa dell'altra mazzata dell'anno prossimo della riforma dei campionati, però un traguardo credo molto 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 significativo per il club e per tutta la società. Naturalmente il coach Matteo Mecacci, ora restiamo a 100 perché è tornato dopo 3 anni il tradizionale appuntamento con il Carnevale, si è registrato il tutto esaurito tra gli ospiti Ermal Meta. Dopo 3 anni di stop è ritornato il tradizionale appuntamento con 100 Carnevale d'Europa, l'unico al mondo gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Un mese di grande festa cominciato in queste ore che proseguirà con 5 appuntamenti sino al 5 marzo. Ad aprire la manifestazione nella prima giornata dell'edizione 2023 è stata la sfilata delle rombanti Ferrari, seguita dalla grande parata dei carri allegorici. I meravigliosi giganti di cartapesta dovranno contendersi il titolo di miglior carro 2023, sfilando come di consueto lungo il suggestivo rettilineo di Corso Guercino. Le associazioni carnevalesche in gara saranno i campioni in carica, i toponi, e poi i ragazzi del Guercino, i Fantastici 100, i Mazzalora e il Risveglio. Sul palco di Piazza Guercino, con l'immancabile patron Ivano Manservisi, la madrina della giornata, la modella Anna Bardi, e il primo grande ospite dell'edizione 2023, il vincitore di Sanremo nel 2018, Ermal Meta, che si è esibito sul palco con alcune sue hit, scaldando un pubblico affollato presente in piazza. Prossimo appuntamento con il Carnevale di 100, domenica 12 febbraio. Ora ci spostiamo nel Delta per il tradizionale carnevale del Pitoc. A preparare i carri è il comitato manifestazione di Mezzogoro con una quarantina di volontari con tanta esperienza, una storia alle spalle di 60 anni. Ogni anno preparano quello che viene definito il carnevale più carnevale del Delta, come dicevamo. I volontari che in questi giorni hanno ricevuto la visita degli alunni della scuola dell'infanzia di Mezzogoro. Ci troviamo in quello che è il laboratorio della fantasia degli amici di Pitoc a Mezzogoro, il carnevale più carnevale del Delta, una tradizione che ha 60 anni e che dà lustro a questa cittadina piccola ma molto unita e molto coesa per portare questa allegria in giro per tutto il Delta. Siamo con una classe della scuola dell'infanzia di Mezzogoro e le insegnanti hanno voluto portare questi giovanissimi amici ad apprendere la magia e l'arte che c'è nel preparare queste macchine dell'allegria. Quindi cominciamo con consegnare i colori, perché loro oggi faranno qualcosa di magico, cioè andranno a dipingere un'ape. Chiediamo anche ad un insegnante perché questa iniziativa. Noi abbiamo aderito alla richiesta proprio di questa splendida iniziativa dell'Associazione del Carnevale Pitoc di Mezzogoro, primo perché c'è anche il fatto di coinvolgere i bambini con la creatività, secondo perché fa parte di un'integrazione della nostra programmazione di quest'anno che ci vede di collaborare con le associazioni, gli enti del territorio e tutto quanto, e poi perché è giusto che ci sia un proseguo a livello proprio di intenzionalità e di creatività in questo mondo meraviglioso che è il Carnevale di Pitoc. Pitoc è un mix del nome di un pitone e di un'oca. Cioè, diciamo che per chi non è di Mezzogoro, pitone sarebbe un tacchino, un ecco. tacchino, il pitone, esatto, quindi Che in dialetto Pitoc. diciamo Pitone, esatto, piton. I volontari che si muovono attorno a questa associazione sono circa una cinquantina, poi incrementano ovviamente nei momenti degli spettacoli, perché poi si aggregano altre associazioni che vanno ad infoltire ovviamente questa bella carovana di spettacolo
che attraversa i vari paesi. Oggi abbiamo, come ormai le immagini dimostrano, questi bellissimi bambini che spero rappresentino veramente la continuità di questa lunga tradizione che ha ormai toccato e superato forse i 60 anni e che, visto che ho di fronte a me Romano Roma, ha saputo veramente recuperare e portare ai fasti del passato, perché questa tradizione comunque ha avuto anni durissimi, si stava spegnendo e come tutte le associazioni di volontariato ha fatto con Michele Bulgarelli, mi aggiunge, che è il vicepresidente, si stava spegnendo, come tutte le associazioni avevano bisogno ovviamente di nuove leve, e questa associazione ha la fortuna di avere veramente tanti giovani e questo rappresenta per noi un grande valore aggiunto. Ora a Ferrara, tutto esaurito l'Apollo per la prima nazionale di Tramite Amicizia, il film di Alessandro Siani, presente in sala insieme a Max Tortora. Il film, che uscirà nelle sale il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, è stato girato la scorsa estate in città. Tanta partecipazione e Siani che scherza con il pubblico in dialetto ferrarese. Tutto esaurito al Cinepark Apollo Multisala di Ferrara per la prima nazionale di Tramite Amicizia, il nuovo film di Alessandro Siani con Max Tortora, entrambi presenti in sala. Alla proiezione hanno partecipato circa 700 persone. Il lancio della pellicola è stato preceduto dagli interventi istituzionali del sindaco Alan Fabbri, della consigliera regionale Francesca Marchetti e di Fabio Abbagnato per Emilia Romagna Film Commission. I temi trattati nella pellicola sono in primis il lavoro e l'amicizia, raccontati fra comicità e riflessioni serie sulla contemporaneità e sull'epoca dei social. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio del Comune di Ferrara, uscirà nelle sale il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. La scelta di Ferrara conferma la straordinaria vocazione cinematografica del nostro territorio e rappresenta una nuova e grande opportunità di promozione, ha sottolineato il sindaco Fabbri. Alessandro Siani e Max Tortora hanno espresso parole di grande apprezzamento per la città. Io sono emozionatissimo perché ho avuto questa botta d'affetto così grande, sono rimasto commosso, emozionato, sto pure a cascare. Penso che Ferrara meriti di essere scoperta sempre di più, ha sottolineato Siani, che ha ringraziato il pubblico presente e i ferraresi per la grande accoglienza riservata. Ferrara è una città sorprendente, ha detto, cimentandosi anche con performance dialettali ferraresi. Poi era bello, perché mentre io ero abituato ad ascoltare, ui ui frate, bagnami, poi mi qua e sentivo, maiala, maiala. Mi voglio bene. Allora, dove mangiare la spada, è importante, quindi. E parliamo proprio della SPAL, perché a partire da domani, martedì 7 febbraio, sarà attiva l'iniziativa PEC 3 Match, che consentirà a tutti i tifosi bianco-azzurri di assicurarsi il biglietto d'ingresso alle prossime tre partite casalinghe della SPAL contro il Como, cioè sabato 18 febbraio alle 14, contro il Frosinone mercoledì 1 marzo alle 20:30 e il Cittadella domenica 5 marzo alle ore 15, pagando il prezzo equivalente a quello di soli due match. La promozione è valida per tutti i settori dello stadio Paolo Mazza e sarà sottoscrivibile, dicevamo, a partire dalle ore 10 di domani, martedì 7 febbraio. Intanto sarà sulla delicata situazione in casa SPAL, che ricordiamo in silenzio stampa dopo la sconfitta subita in casa sabato pomeriggio contro il Bari, ma anche della fiducia a tempo concessa a Daniele De Rossi, si parlerà questa sera a Lunedì Sport. Ricordiamo, 15 partite, le ultime 15 partite sono state registrate 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, praticamente un punto a partita, una media, con questa media
punti per la spalla salvezza diventerebbe problematica. Quindi di tutto ciò si parlerà questa sera a Lunedì Sport a partire dalle ore 21 con Alessandro Sovrani e i suoi ospiti. Chiudiamo qua il nostro TV giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci.